Ancora più biciclette nella città delle biciclette. La seconda giornata del Festival Internazionale a Ferrara si è aperta all'insegna di una pedalata per salvare l'Artico, organizzata da Greenpeace. Sicuramente un bellissimo clima di unione per una causa comune che riguarda tutti, anche chi non fa parte di Greenpeace. Tanto divertimento, tanta gioia. Una pedalata non risolve tutto, però perlomeno è un granello. Tra gli appuntamenti della giornata anche un incontro con i due fotografi Gilles Dulli e Francesco Zizzola. Il britannico ha raccontato la sua esperienza di guerra, che lo ha fiorito nel fisico, ma non ha in nessun modo placato il desiderio di tornare in Afghanistan e continuare a fare il proprio mestiere di reporter. Parleremo di diversità in Africa contro gli estremismi di ogni genere. Per parlare del continente africano e della sua anima arcobaleno, gli scrittori Binyavanga Wainaina, Lola Shonein e Nton Tenjabe si sono confrontati nella sala estense sui temi delle minoranze religiose e della difesa dei diritti dei gay, minacciati dall'estremismo islamico. Dopo il premio a Renzi, a Ferrara si è anche presentata la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha parlato al Teatro Comunale della politica al tempo dell'antipolitica. Vivere l'istituzione al tempo dell'antipolitica, io lo interpreto così, cercare, tentare di far rinnamorare gli italiani della politica e delle istituzioni attraverso i fatti, perché come diceva Salvemini bisogna rispondere alle proteste con le riforme.